Buongiorno a tutti, cari amici elettronauti, la volete sapere la cosa più interessante di quest'auto? Beh, che arriva con una batteria al semi stato solido da 90 kWh. La flagship, infatti, quindi è la flagship, diciamo il modello più bello di questa CRS 5, avrà questa caratteristica molto importante. Il modello two wheel drive invece arriverà con una batteria da 80 kWh di ioni di litio, classica quindi. Cominciamo parlando del suo aspetto esteriore. Questa CRS 5, che spero molto presto vedremo anche in Italia, probabilmente è la scelta di CRS di aggredire un po' il nostro mercato con delle forme un po' particolari. Vogliono anche ricordare al mercato europeo che ci sono e vogliono entrarci prepotentemente. Come possiamo osservare qui sul lato, abbiamo delle cosettine molto interessanti, come ad esempio le maniglie delle portiere a scomparsa, quindi una grande attenzione anche a livello di dettaglio e del CX. Abbiamo telecamere un po' sparse ovunque, quindi sicuramente una visione a 360 gradi del veicolo. Guardate come sono belli questi finestrini che si rastremano poi qui verso la coda. Questo è un tre volumi anche abbastanza grande. Dall'esterno non sembra così grande, ma ragazzi è decisamente capiente. Proviamo a guardare, ad osservare il suo baule, apertura elettroattuata con anche doppio braccino. Abbiamo uno spazio di carico decisamente interessante, probabilmente sui 450 litri. Non abbiamo un doppio fondo, come possiamo osservare anche i sedili sono abbattibili 60-40, non c'è una parte centrale per la stiva dei carichi lunghi. Abbiamo due grossi subwoofer, a sinistra e a destra, non male. Qui sotto probabilmente abbiamo qualcosa di molto interessante, ma non possiamo farvelo vedere perché il personale di CRS lo ha avvitato, quindi è ancora più o meno top secret. Facciamo scendere il portellone. Non vi ho parlato del retro di quest'auto, che secondo me è molto bello, forse un pochino troppo, però veramente è bello, grande, con il logo illuminato di CRS. Mi piace, non lo so, forse mi ricorda un po' il sedere di Porsche. Voi che dite? Ragazzi, sembra piccola a vederla, in realtà è lunga 4,07 m, larga 1,93 m e alta 1,62 m. Quindi ha una presenza su strada abbastanza importante. La cosa interessante, come dicevo, è che esistono due versioni, la two wheel drive e la 4WD. La 4WD fa da 0 a 100 in 3,7 secondi, diciamo che quella meno performante in 6,8, che comunque è tanta roba. A livello di dinamica di guida ovviamente non la possiamo provare qui per voi quest'oggi, ma sappiate che CRS ha lavorato tanto sulle sospensioni. Infatti al posteriore abbiamo il multilink, all'anteriore invece un sistema sofisticato antirollio. Direi che sarebbe interessante probabilmente andare a provarla. Probabilmente la parte più interessante di questo veicolo, comunque quello che salta all'occhio subito, è questo faro molto particolare che abbraccia praticamente tutta la parte anteriore a entrambi i lati, con questo faro chiaramente LED, non a matrice e non a matrice attiva ovviamente, ma che comunque dà una bella sensazione. Proviamo a calarci all'interno di questo veicolo, giusto per cercare di capire un po' la qualità costruttiva, e così a occhio, ragazzi, mi sembra di vedere tanta pelle e pochissime plastiche. Una cosa interessante che ho letto è che già nella versione base avremo i sedili raffrescati e riscaldati, nella versione invece comfort li avremo anche massaggianti. Cominciamo dal pannello porta. Come dicevo prima, vedete che non ci sono affatto plastiche,
Nella parte sotto abbiamo una plastica, ma è ricoperta, molto morbida e non dà assolutamente un feeling negativo. Sentite come attutisce bene. L'interno oltretutto è floccato, quindi nessun problema se andiamo a buttare un mazzo di chiavi, non sentiremo nessun tintinnio di alcun tipo. Chiaramente classica la strumentazione che troviamo qui, è tutto, diciamo, abbastanza classico. Una cosa che salta all'occhio immediatamente è la presenza di questa bocchetta di areazione che va a collegarsi con il sistema di areazione del veicolo, e qui sul montante A abbiamo una bocchetta di areazione per andare molto probabilmente ad aiutare il sistema di areazione a magari anche far disappannare il vetro in caso di necessità. Devo dire che così a occhio ci sono veramente tanti vani per poter stivare varie cose. Questo tunnel centrale che state vedendo in questo momento, dove troviamo la leva del cambio e anche un comodo caricabatterie wireless per il nostro telefono lì centralmente, sotto è completamente vuoto e possiamo tranquillamente andare a riporci, non so, ad esempio un borsello. Di rito ovviamente un test per cercare di capire l'escursione del sedile elettronico, ovviamente. Devo dire che rispetto alla Ceres che vi avevo portato sul canale qualche tempo fa, questa è decisamente molto molto meglio, sia dal punto di vista estetico che di qualità degli interni e anche di comfort, devo dire. Mi pare veramente che sia un'auto a tutto tondo. Hanno fatto veramente dei passi da gigante, soprattutto, e come non notarlo, anche grazie ad un sistema operativo completamente riscritto. Quello che abbiamo visto in Italia tempo fa era veramente scarno. Qui invece abbiamo decisamente tutto un nuovo sistema, mi sembra che sia anche molto reattivo. Provando ad osservare il quadro strumenti qui davanti, devo dire che ci sono diverse informazioni, ma non troppe, il che devo dire decisamente apprezzabile. Oltretutto poi voi credo non lo possiate vedere, ma è disponibile anche lì davanti un head-up display. Continuando poi qui, beh, abbiamo dei tasti fisici sul volante che devo dire essere decisamente precisi, che vanno anche a modificare l'aspetto del quadro strumenti lì davanti, oppure vanno a muovere direttamente i componenti all'interno del display centrale. Display centrale che devo dire essere decisamente grande. Molto particolare se vogliamo vedere la scelta di andare ad utilizzare questo genere di poggiatesta. Sembra quasi quello che c'è su alcuni aeroplani. Mi vedo già mia moglie a risa. Però è decisamente comodo. Decisamente comodo. Una rivelazione questa Ceres. Un'altra cosa, ragazzi, che non so se avete notato dalle immagini, questo grande 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 tetto in vetro, ok? Non abbiamo nessun genere di tendina, almeno in questa versione che abbiamo qui noi oggi, ma la cosa importante è che dà veramente tantissimo spazio. Ci saranno, cioè, 20 centimetri di spazio in più, e oltretutto una cosa importantissima e di cui avevo una gran paura era il tunnel centrale, perché qui abbiamo un tunnel centrale importante che separa i passeggeri. Qui dietro invece nessuna presenza di tunnel centrale, abbiamo solo un centimetro circa. Beh, ma sicuramente un quinto passeggero starà comodo. Starà veramente comodo. Oltretutto il pannello porta
anche dietro mantiene la stessa qualità, floccato all'interno, pochissime le plastiche, abbiamo lì come vedete anche un sistema audio che non è firmato per il momento, però sembra che gli altoparlanti siano decisamente molti. Poi guardate anche l'attenzione per i dettagli, qui abbiamo un portabicchieri a scomparsa come poggiabraccio e oltretutto abbiamo anche la possibilità di stivare qualcosa e anche qui abbiamo questo inserto floccato. La qualità di questa Ceres mi sta veramente impressionando. Adesso però bisognerà capire quanto costa. Ragazzi, allora, veniamo a noi. Auto sicuramente molto interessante che potrebbe arrivare sul mercato durante il 2024. Al momento hanno già dei dealer, quindi dei venditori in Norvegia, Germania, eccetera, eccetera. In Italia sembra che stiano cercando un importatore dedicato. Il prezzo più o meno si aggira, anzi, parte da 57.000 euro. Mi rendo conto che non sia un prezzo per tutti, però se siete interessati dateci un'occhiata. Ragazzi, quindi noi attendiamo un vostro voto e un vostro commento qui sotto nei commenti. Mi raccomando, lasciateci un bel like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!